tornati con le ossa rotte dall'Europa, maltrattati nell'ultimo turno di un campionato al ribasso, vissuto per troppo tempo a metà classifica. Se sta per iniziare un nuovo capitolo, la gara di oggi rappresenta l'ultima occasione per iniziare a voltare pagina. Senza appello, come sarà fino alla fine, dallo Stadio Olimpico di Roma, quindi, a chiudere la 28esima giornata di Serie A Team nel posticipo del lunedì, c'è Lazio-Udinese. C'è un silenzio particolare, spettrale qui allo Stadio Olimpico con lo sciopero iniziale del tifo biancoceleste e avanza pericolosamente l'Udinese che calcia dal limite con deviazione che spiove non lontana dal palo alla destra di Provedel. Ci aveva provato Pasero, se non andiamo errati, salito un po' a fari spenti dal limite dell'area di rigore. Era arrivata una deviazione che ha fatto carambolare il pallone a Palombella. Provedel l'aveva comunque battezzato fuori, ma un brivido lungo la schiena dei silenziosissimi tifosi qui allo Stadio Olimpico. Pare che si giochi praticamente per ora a porte chiuse e c'è l'Udinese che sta per andare a battere il suo primo calcio da angolo quando siamo nei pressi del secondo minuto e 30. Sarà un sinistro ad uscire, quello che azzarderà Toven dal palo alla destra di Provedel, dall'intersezione che intercorre tra Tevere e Sud, palla nel mucchio, messa bene fuori da Ghila, poi ricalciata così così dall'Udinese. La Lazio la controlla in area con Cataldi, si appoggia a Immobile che la lascia però lì pericolosamente al limite dell'area. Allora ancora l'Udinese a rombare sulla sinistra, a crossare verso il centro, a costringere la Lazio a un rinvio un po' precipitoso verso la testa di Zaccagni, che non può gestire se non allungare il possesso di nuovo a disposizione di quelli di Cioffi, che hanno iniziato in maniera un po' più propositiva in questi primi tre minuti che se ne sono andati qui allo Stadio Olimpico, con la Lazio che azzarda un'azione stavolta alla sinistra. Teniamo la linea, poi ve la restituiamo con Immobile che la protegge bene all'altezza del lato corto. Devi attendere l'arrivo dei compagni, c'è Zaccagni alleato che prende il pallone, converge, vorrebbe un fronte a destra, lo va ad inaugurare con Lazzari ha di fronte Camara, non punta la faccia ma fa 1-2 con Felipe Anders. Il cross immediato, l'Udinese che la mette fuori seppur un po' in affanno, la Lazio ancora al limite, Zaccagni col destro contro il palo, Zaccagni poi Immobile perviene in area al pallone, lo crossa verso Vesino, la sfera va sul fondo, ci aveva provato Mattia Zaccagni. Dopo il rimbalzo il pallone sbatte sulla faccia interna del palo e va fuori, tanta sfortuna per Zaccagni e si resta 0-0 al quarto tra Lazio e Udinese. Linea a voi. Clamorosa occasione per la Lazio all'altezza del 28esimo minuto, un'azione ben congegnata, prima sulla sinistra era sfociata verso il centro, Luis Alberto anziché calciare ha riallargato a destra per Felipe Anderson, l'assist giusto, il cross giusto forte dalla linea di fondo da parte del brasiliano addosso a Zaccagni che con l'inguine all'altezza del primo palo, a mezzo metro dal primo palo, ha messo altissimo sulla traversa di Okoye i fischi dello Stadio Olimpico per un fare iperspeculativo da parte dell'Udinese. È 0-0 al minuto 29. Attacca in maniera discretamente pericolosa l'Udinese, poco dopo la mezz'ora qui su un cross alla sinistra di Camara si era coordinato dal limite dell'area di rigore Lovric che ha impattato forse troppo bene il pallone che è stato respinto in bagher da Provedel, poi al limite dell'area dove un'altra conclusione è arrivata stavolta più larga rispetto al palo alla sinistra del portiere laziale. L'Udinese non si affaccia quasi mai dalle parti della difesa della Lazio, quando lo fa però è discretamente pericolosa. Linea a voi. Grandissima parata di Provedel su Camara, l'Udinese stavolta aveva ben attaccato dalla destra con Lucca, poi Lovric, un pallone alzato a campanile verso il secondo palo, è arrivato praticamente a botta sicura in scivolata Camara dalla fascia sinistra, bravo Provedel a dire di no sul suo palo, inizia ad emergere fuori però la squadra di Cioffi. Il vantaggio dell'Udinese al secondo minuto della ripresa, ha segnato Toven su un tiro cross di Camara. Erano saliti alla grande quelli di Cioffi sulla destra, un paio di ottimi dribbling e poi un cross dentro, Camara è andato a calciare col sinistro, la traiettoria è stata ben letta da Lucca ci ha messo lui la zampa in mezzo all'area di rigore, non Toven in estirada, quindi alla prima azione della ripresa va in vantaggio l'Udinese, c'era stato questo lancio in avanti e proprio Toven aveva gestito il pallone sulla destra, poi crossandolo lungo sul secondo palo dove Camara ha controllato ben dentro l'area di rigore e ha trovato la spaccata di Lucca che manda avanti quelli di Cioffi e al terzo della ripresa è Lazio 0, Udinese 1.
Il pareggio della Lazio, il pareggio immediato della Lazio su una discesa di Zaccagni. È arrivato un tiro cross praticamente dal fondo ed è giunta una deviazione a battere imparabilmente Okoye, quindi con un pizzico di fortuna. Manco un minuto dopo aver incassato la rete dello 0-1, la Lazio trova il pareggio su autorete, ripetiamolo, dal fondo aveva crossato forte e Zaccagni in una delle tante iniziative personali, se contiamo anche quelle della prima frazione, e il suo tiro cross è stato subito deviato, in questo caso crediamo da Ferreira, che sulla corsa è andato ad infilare la propria stessa porta. Attendiamo prima di darvi il nome, no, dovrebbe trattarsi di Lautaro Giannetti, ma quel che conta è che ha pareggiato la Lazio praticamente alla primissima occasione dopo lo 0-1 dell'Udinese, e quindi al quinto è 1-1. Ancora in vantaggio l'Udinese, incredibile, 30 secondi dopo il pari della Lazio, il gol di Sarraga dal limite dell'area di rigore, un'azione similissima a quella giunta prima, attaccavano dalla destra i friulani, questa palla a rimorchio al limite dell'area di rigore, il numero 6 è arrivato col collo interno destro a piazzarla a raso terra alla sinistra di Provedel, che forse non l'ha vista partire, si è riaffacciata avanti l'Udinese dopo che la Lazio aveva pareggiato, riaffacciandosi in avanti, e nei primi 5:40 della ripresa abbiamo già assistito a 3 gol, 2 sono dell'Udinese, che infatti è avanti 2-1 allo Stadio Olimpico. Risale la china alla Lazio in contropiede, un 4-3, si è infilato Lazzari, l'uscita di Okoye, poi Isaksen. Okoye miracoloso sul secondo tentativo dal limite dell'area di rigore, la Lazio si era fiondata in contropiede in 4-2, ora in svantaggio di una rete, prima Lazzari a sbattere contro Okoye, poi è arrivato Isaksen per il tentativo di ribattuta dal limite dell'area di rigore, ma ha trovato il gran riflesso il portiere maglia numero 40 schierato da Cioffi. La trattenuta di Noyen Perez su Zaccagni costa il secondo cartellino giallo al difensore di Cioffi, quindi cartellino rosso per un Aureliano che non sta gestendo alla grande, dobbiamo dirlo, i tempi di una partita. Qui sono stati aggiunti 7 minuti di recupero al quarto, viene mandato sotto la doccia Noyen Perez, e quindi Cioffi e la sua Udinese dovranno provare a difendere il risultato di vantaggio in questi 2:40, forse con qualche secondino di recupero supplementare con l'uomo in meno poc'anzi provvede con un improvvido dribbling, per usare un eufemismo, su Lucca, stava per far siglare all'attaccante dell'Udinese il gol dell'1-3, è arrivato un salvataggio sulla linea dopo che il contrasto con i due non è stato nemmeno revisionato al VAR. Udinese che va a proteggere il pallone in zona bandierina con Keenan Davis, che addirittura colpisce la bandierina, riesce a guadagnare il fallo laterale, siamo all'altezza del centesimo minuto, il decimo di recupero, ne aveva dati 7 di recuperi Aureliano, ma ha dovuto osservare Provedel a terra per vari minuti, è entrato addirittura al suo posto Christos Mandas, ancora l'Udinese a proteggere il pallone, a tenerlo lontanissimo dalla propria porta, nonostante l'inferiorità numerica a cui è costretta la squadra di Cioffi per l'espulsione di Noyen Perez, arrivata per doppio cartellino giallo all'interno di questi minuti di recupero. Sta per battere la rimessa e Zemura, che effettua una finta, vediamo a chi la appoggerà, ancora lì a Samardžić, che protegge quello che potrebbe essere l'ultimo pallone della sfida. La Lazio guadagna l'ultima rimessa laterale, prova a portare l'azione dall'altro lato col colpo di testa di Pedro, arriva un altro rinvio di Bijol che allontana il più possibile la sfera quasi anche dallo stadio, allora la rimessa laterale la batte Lazzari, anche se aveva un pallone tra le braccia anche Castellanos, e poi la buttano fuori entrambi, non sappiamo bene che cosa stia succedendo, un momento di grandissima confusione anche per la Lazio, che prova ad attaccare per l'ultima azione della preghiera in avanti, il cross lunghissimo di Mario Ghila verso l'area di rigore, inizialmente rimpallato, poi alzato di nuovo in campanile da Lovric, che guarda Aureliano dalla sezione di Bologna, che ancora non mette il fischietto in bocca, sale di nuovo la Lazio con un altro lancio di Ghila che addirittura scivola, una sponda, la palla ancora in aria, c'è un giocatore della Lazio che va a terra, forse spinto alle spalle Castellanos, tutto regolare per Aureliano che
fa proseguire su questa azione in mischia, era riuscita a mandare quasi di fronte ad Okoye, la Lazio Castellanos, lui con un contatto alle spalle simile a quello che abbiamo notato in Napoli e Torino su Osimhen, ma finisce qui il triplice fischio di Aureliano dalla sezione di Bologna, i fischi assordanti dello Stadio Olimpico per la 12ª sconfitta stagionale della Lazio di Sarri, oggi allenata da Martuccello. Vince l'Udinese, trova la quarta vittoria in stagione, 1-2 tutti i gol nei primi 7 della ripresa e crisi Lazio.